Uè ragazzi e bentornati, oggi vedremo il peso massimo. Questo è l'attrezzo Art Deco, ricercabile tranquillamente dal registro raccolta, ed è un martello che unisce ottime capacità di respinta e una discreta velocità di attacco. Il suo attacco secondario, anche chiamato il grande slam, è semplicemente un attacco pesante che respinge i nemici. Quell'attacco, diciamo, che ci si attiva molte volte per sbaglio sul barone, per esempio, no? Comunque, lo stesso identico attacco secondario del barone, per intenderci. Prima di cominciare con la descrizione dell'arma, ragazzi, ci tengo a ricordarvi per l'ultima volta, visto che questa, almeno per ora, dovrebbe essere l'ultima arma Art Deco, a meno che comunque usciranno altre armi nel negozio. Comunque, tutte le armi di questo set potete tranquillamente ricercarle dal registro raccolta al costo di flussi leggendari e manuali d'addestramento, cioè design armi, scusate. Quindi non avrete bisogno di voucher o roba simile, quindi potete tranquillamente ricercarle dal registro raccolta con queste due cose. I flussi leggendari, che sappiamo si possono acquistare una volta a settimana dal negozio settimanale, e i design army, che si ottengono in tante maniere differenti. In genere non c'è una vera e propria maniera per farmarli ormai. O meglio, bisogna aprire tanti lama, avere tanti progetti e riciclarli. Comunque, non divaghiamo troppo. Il peso massimo. Allora, questo peso massimo, purtroppo, dico, mi viene già da dire un purtroppo, perché ha del bel potenziale, secondo me, questo martello. Ma questo potenziale viene a perdersi nel momento in cui capite che va messa la velocità d'attacco per forza al posto di un danno critico. Quindi, come ultima perk in questo caso, io ho trovato quello che stordire o respingere un nemico gli infligge 12 di danno base, e devo dire che non mi lamento, mi va più che bene. Abbiamo una perk di danno critico, un livello critico chiaramente, una velocità di attacco. In questo caso abbiamo portato questo martello ad acqua, visto comunque il tema della stagione, no? Tante missioni sono di fuoco. E poi una perk di danno, quindi non abbiamo il doppio danno critico, abbiamo un danno critico e un danno sostituibile, questo danno con, diciamo, corazza, velocità di movimento e roba simile. Di conseguenza dobbiamo un po' arrangiare questo attrezzo, diciamo, con le varie build. Allora, diciamo che in questo video non incentrerò una build particolare, cioè non andrò a provare una singola build. Ne ho provate un bel po', anche per vedere sia il potenziale massimo dell'arma, sia come si comporta comunque con build che tankano di più, eccetera eccetera. E a tal proposito volevo farvi notare una cosa: con un'arma d'acqua, per esempio con un eroe tipo Ankylo Kyle, nel momento in cui arriva una tempesta di fuoco, quest'arma è addirittura troppo forte. Quindi non riuscirete bene a innescare, diciamo, il sovraccarico cinetico in modo che vi curi, no? Vi ricordate? Ankylo Kyle vi cura con il sovraccarico cinetico. Nel momento in cui arrivano gli zombie di natura, e quindi noi abbiamo l'arma d'acqua, quindi infliggiamo meno danno ai piccoletti, possiamo dire. Cioè, possiamo dire, è proprio così. E di conseguenza, infliggendo meno danno ai piccoletti, abbiamo la possibilità di respingerli più volte e quindi recuperare più vita. Attenzione, perché qui la cosa si fa molto interessante, perché non solo potrete tankare con un'arma d'acqua contro gli zombie di fuoco e ucciderli al primo colpo. In una missione come eliminare raccogli, dove non c'è un elemento preciso, dove arrivano per esempio tutti gli zombie misti, sono riuscito a accorgermi di questa cosa, di come riuscivo a tankare maggiormente, diciamo, contro gli abiettili di tipo natura. Perché in questo caso, appunto, non uccidendoli subito e respingendoli tutti più volte, avevo modo di innescare più volte la cura di questo eroe, no? E ok, magari andiamo a perdere leggermente un po' di danno quando dobbiamo picchiare il cicciottello grosso. Vabbè, ovviamente non è che dovete mettervi con questo martello uccidere uno smasher di natura, perché anche lì, ragazzi, sarà totalmente inutile. Però questo è un piccolo concetto che volevo farvi presente, anche per un po' iniziare a aprire la mente, no? Iniziare a avere una visione più ampia su tutti gli elementi. Beh, comunque il martello possiede, diciamo, abbastanza impatto per respingere nemici, possiede abbastanza danno per uccidere gli zombie, a patto che comunque non siano, diciamo, di una grossa stazza e di elemento contrapposto al nostro. Vabbè, comunque, essendo anche un attrezzo che ha
ha tanto impatto applica lo stordimento anche sull'attacco secondario, è veramente capace di ricoprire, diciamo, un'area abbastanza vasta. Non sono sicuro di dire mezzo tile o un tile, ma molte volte l'attacco secondario riesce a stordire tanti abietti, diciamo, intorno a noi. Molto utile nel caso comunque magari volete respirare 2 secondi, li stordite e continuate a martellare senza che loro vi continuino ad attaccare, no? La parte negativa di queste armi, diciamo, con tanto impatto, che poi è molto situazionale, ma questo penso che vi ritroverete in molti in quello che sto per dire. Nel momento in cui, diciamo, cercate di picchiare un occhio bello, e l'occhio bello, per chi non l'avesse capito, visto che in molti me l'avete chiesto, è quel mostro della nebbia che spara tanti raggi dalla bocca, no? Che prende una pausa sempre tra un'ondata di raggio e l'altra. Vabbè, se proprio dobbiamo essere pignoli, l'occhio bello, diciamo che è la skin precedente a questa che vedete ora, perché prima avevano delle sembianze totalmente differenti. Beh, nel momento in cui iniziate a picchiare quell'occhio bello, vi renderete conto dell'impatto che ha l'arma e quindi dovrete molte volte rincorrere l'occhio bello, no? Quindi magari molte martellate tirate a vuoto se appunto siete, diciamo, lenti con un costruttore e non avete modo di muovervi. E comunque, essendo che non ha questo danno critico veramente esagerato, beh, è molto fastidioso certe volte. Però vabbè, nulla che comunque vada a compromettere realmente l'arma in sé. Però devo dire che molte volte nel complesso, magari quando vi state facendo l'accampamento in solo e cercate di picchiare quell'occhio bello con tante martellate, state a rincorrerlo, magari siete rallentati perché avevate l'ondata acqua, beh, diciamo che è un po' fastidioso, sì. E ragazzi, che altro dire su questo attrezzo? Essendo appunto un attrezzo, potete aumentare il livello critico con, diciamo, l'eroe che aumenta il livello critico sugli attrezzi. È un'arma da mischia, potete benissimo utilizzarla con altri tipi di classi, però comunque essendo un attrezzo, diciamo che la miglior classe sarebbe il costruttore, anche per il fatto del sovraccarico cinetico e la respinta e tutto ciò che era chiuso dietro a essa. E spero di essere stato abbastanza chiaro, ragazzi. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra con un commento qui sotto. Come al solito, ci tengo molto a sapere la vostra opinione. È un'arma da prendere, è un'arma da non prendere? Diciamo che non è un'arma essenziale, sicuramente ci sono armi migliori. Lo ripeto molto molto spesso, ma faccio 2 esempi totalmente a caso. Abbiamo il martello fantascientifico, che comunque è possibile fare anche di energia, perché vi ricordo che queste armi Art Deco è possibile farle solamente di elementi, quindi acqua, fuoco, natura. Quindi non tanto per il fatto dell'elemento, ma comunque il fatto di non poterle fare d'energia, non poter comunque fare build spammabili. Quindi non abbiamo modo di fare build anche per recuperare lo scudo mentre utilizziamo quest'arma, no? Mentre con le armi ad energia oppure spammabili possiamo utilizzare, diciamo, Ken intergalattico piuttosto che comunque fonte di bioenergia su Sarantico, eccetera eccetera, no? Non mi dilungo oltre perché sennò verrebbe un discorso lunghissimo. E il martello fantascientifico, diciamo, non solo è energia, ha anche l'effetto delle scintille, ha l'attacco secondario che attira gli abietti verso esso e poi fa esplodere. Cioè, ragazzi, vogliamo veramente paragonare? Tutto è bello, tutti gangsta, finché appunto non arriva il set fantascientifico. E questo è tutto per il video di oggi, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. Se fosse così, ricordatevi solamente di lasciare un bel pollicione in su. Se volete supportare la crescita di questo canale, vi basta inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. E per oggi è tutto. Bella bella!